Oggi, 31 gennaio, è la quarta domenica del tempo ordinario. Dalla riva del mare, descritta nel Vangelo di domenica scorsa, il Vangelo passa ora alla città, al vicino centro di Cafarnao. Gesù inizia qui di sabato, il giorno centrale della settimana, il giorno della preghiera e della fede, il suo insegnamento. Non si tratta di un insegnamento che assume i modi e i toni della rottura. Gesù, infatti, entra nel luogo tradizionale dell'insegnamento, la sinagoga. Però, anche se l'involucro appare vecchio, quello abitudinario della spiegazione delle letture festive, come qualsiasi altro rabbì ebraico, tuttavia, la novità di Gesù immediatamente si rivela. Gesù è il vino nuovo che spacca gli otri, e non si può mettere vino nuovo in otri vecchi senza procurare effetti rilevanti, dirà Gesù. Rispetto all'insegnamento degli scribi, che si limitava ad una dotta serie di citazioni di autorità passate, alla ripetizione di un messaggio che sapeva di vecchio e di impersonale, la parola di Gesù risuona come una chiara novità. Gesù si confronta col testo biblico senza nascondersi dietro alla poco compromettente citazione di autorità altrui. Gesù insegna con la sua autorità di maestro, di portatore dello Spirito. Gesù è il Signore della parola. Gesù interroga e si lascia interrogare dalla parola di Dio. Si lascia compromettere tanto che la coerenza tra vita e parola gli costerà la vita. Quanta differenza! Con la nostra lettura biblica spesso distratta e impersonale. Gesù insegna con un'autorità inaspettata perché non è un predicatore di professione, è un'autorità che deriva da una dignità che circonda questo falegname di Nazareth. Una dignità che non passa inosservata, che mette come una luce abbagliante in maggiore risalto le zone d'ombra. La zona d'ombra più cupa nel racconto di questo Vangelo è certamente il grido dell'indemoniato. Viene Gesù, viene la luce e le tenebre si rivelano. Questo giovane, posseduto dal demonio, stava nella sinagoga, era mimetizzato tranquillamente nella mediocrità della folla. Solo quanto la dignità del Santo di Dio ridà forza alla parola della Bibbia, che ritorna viva, che riprende a illuminare la vita degli uomini, questa zona di buio viene notata. Il tentativo del maligno di nascondersi va in rovina. Chissà per quanto tempo l'indemoniato si era trovato a suo agio in quella sinagoga, nella quale la parola divina risuonava vuota, abitudinaria, povera di fede, sia in chi la pronunciava che in chi l'ascoltava. La confessione blasfema dell'indemoniato: "Io so chi tu sei, il Santo di Dio", mette a fuoco la realtà di Gesù e diviene un'involontaria risposta allo stupore della folla. Le sue parole spiegano il motivo dell'autorità di Gesù. Il giovane e i suoi concittadini si trovano di fronte ad una persona che gode di un legame tanto forte con Dio che tutto l'Antico Testamento poteva solo sperarlo. Il libro del Levitico dice: "Siate santi perché io sono santo".
siate santi per essere in comunione con me. Gesù è il Santo di Dio. La sua comunione col Padre è unica e straordinaria. Dicendo queste parole, il demonio si illudeva di poter attestare il suo potere, la sua conoscenza, la sua forza. In realtà dà gloria a Gesù. Questo capita spesso. Quando lo spirito del male crede di aver vinto, è proprio lì che la potenza di Dio si rivela in tutta la sua pienezza.